dell'applicazione più grande di uso al mondo, quantità di servizi offerti e numero di dispositivi connessi nel continuamento. Anche che allora garantire la possibilità di una condizione di acquisizione di servizi. Attacchi DDoS fino a non esaurire le risorse del sistema, in particolare il numero di connessioni messe a disposizione non serve, impedendo quindi di erogare il servizio per cui è stato progettato. Quale mi ha spinto a affrontare questi argomenti? Gli attacchi DDoS rappresentano sempre più una minaccia alla sicurezza, c'è stato appunto uno in questi giorni che ha messo in crisi in Nord America, sono cresciuti appunto molto come quantità e come volumi per singolo attacco. Tuttavia si sono evoluti anche come modalità, rendendo le tecniche di mitigazione tradizionali utilizzate per DDoS inadeguate contro il DDoS. Ecco che allora serve sviluppare nuovi sistemi di difesa efficaci contro queste nuove modalità. Vediamo brevemente le differenze tra DDoS tradizionali e DDoS. DDoS, come tanto sappiamo, sono di tipo distribuito, quindi vengono lanciati da diverse macchine che inondano il bersaglio della vittima con attacchi di tipo volumetrico, quindi con grandi volumi di traffico sovraccaricando la sua rete. E per essere lanciati i DDoS tradizionali richiedono molte risorse, sono stati ampiamente trattati e soprattutto risultano facilmente individuati. Gli slow DOS viceversa non sono attacchi volumetrici, sono attacchi tipo solo rete che vanno a storpiare il funzionamento dei protocolli coinvolti, in particolare andando a installare o connessioni parziali oppure tenendo in piedi connessioni con un rate molto ridotto. Sono fobi con risorse minime, io per le simulazioni utilizzo il Raspberry, che possono essere lanciati anche con la scrittura ARM, e sono difficilmente rilevabili. Di tipologie esistono differenti, io in questa ricerca mi sono focalizzato su queste tre, che sono Syncrux, Solaris e Ruby, e sono le più impiegate e più diffuse per gli attacchi. Syncrux ha caratteristiche comuni sia ai DDoS che agli SDoS. Lavorare a livello di TCP instaura parzialmente la connessione TCP, evitando di completare il provider shake, quindi non inviando l'app finale. Instaurando molte connessioni di questo tipo, il numero di connection punto server si esaurirà. A quel punto non potrà più accettare le richieste legittime da utenti illeciti. Solaris e Ruby invece lavorano a livello applicativo. Solaris in particolare ha un tipo di attacco di tipo slow in cui l'iter HTTP viene inviato ma non completato. Anche in questo caso il server vittima resta in attesa del completamento e si vede che non dobbiamo esaurire il numero di connessioni che ha disponibile. Rudy viceversa un attacco tipo slow post in cui l'attaccante invia il body del messaggio a un rate molto ridotto, tenendo appunto in piedi connessioni con un comportamento non lecito. Per quanto riguarda le soluzioni esistenti, abbiamo detto che gli studi di meccanismi di difesa pensati per i DDoS tradizionali sono efficaci contro il DDoS, basandosi su principi di funzionamento completamente differenti. Dalle ricerche che ho effettuato ho individuato come alcuni vantaggi più recenti e specifici si focalizzano solo su alcuni aspetti del problema, ad esempio studiando solo le latenze, tralasciando un parametro che scriverò a breve molto importante che è il throughput, quindi fornendo soluzioni che non sono complete a 360 gradi. In ogni caso sono presenti solo soluzioni e ricerche teoriche, infatti non ho individuato soluzioni effettivamente implementate. Per quanto riguarda la mia implementazione, chiaramente il primo passo è stato studio del fenomeno, individuando i protocolli che sono TCP, HTTP e SAND web server di principali vittime degli attacchi slow DOS ed SSL, dato che è un protocollo che è vulnerabile a questo tipo di attacchi e dato un numero sempre più crescente di connessioni crittografate. I parametri chiave da analizzare sono il bootput relativo e il tunnel. Il bootput relativo mi indica il bootput in relazione al throughput, ovvero mi dà una chiara indicazione della quantità effettiva di payload applicativo trasportato, quindi è il bootput in relazione alla banda a disposizione. Mentre i termini importanti sono i tempi per completare il provider shake, i tempi per completare l'invio del leader HTTP, per completare l'handshake dell'SSL e i tempi che intercorrono tra la ricezione di un pacchetto successivo all'interno dello stesso flusso. Per la mia soluzione io ho utilizzato come base il TopNG, che penso di averlo già un po' descritto.
precedenza. Dopo un giro una lettura di flussi open tools dotata appunto di interfaccia web per la visualizzazione del traffico di rete. EntOpenEG è sviluppato su tre livelli: una parte di GPU per l'analisi del proprio traffico, una parte di scripting che va a prelevare i dati e va poi a popolare l'interfaccia web. Per quanto riguarda la parte di interfaccia web, io l'ho estesa introducendo ad esempio la segnalazione in caso di anomalia del flusso mediante una pratica icona che è molto indicativa. Cliccando sul flusso si può vedere il dettaglio dello stesso e il tipo di anomalia che lo caratterizza, ad esempio il bootloop basso, latenza eccessiva, oppure bootloop reset e così via. Per quanto riguarda la parte CPU, diciamo, è stata la modifica più sostanziosa, sono state introdotte ed estese alcune funzioni presenti. In questo modo si può adesso analizzare i parametri chiave di cui avevo bisogno per verificare che un attacco fosse in corso o meno. Questa è la segnatura di alcune delle funzioni più importanti. Update PFLEX va a verificare se e in quanto tempo avviene il completamento del prevent shape, andando a leggere i flag tipici di questo protocollo. La dissect SSL va a verificare se e in quanto tempo avviene il completamento del shape di questo protocollo applicativo. La dissect HTTP invece verifica se il metodo della richiesta è lecito e se il leader viene inviato in un tempo accettabile. Il slow input infine è una funzione che verifica se il input misurato è inferiore o superiore a una certa soglia percentuale. Get flow status infine è una funzione globale che ritorna in modo chiaro e conciso sopra il flusso, indicando appunto se lo flusso è normale oppure se il input è basso, se è in idle o se è in un reset. Il valore ritornato è letto uno script, che periodicamente va a leggere il valore ritornato, aggiornando l'interfaccia grafica. In caso di anomalia, come ho visto, si segnala il flusso. In caso il numero di flussi supera una certa soglia, viene sollevato un vero e proprio allarme. Si potrà vedere il dettaglio dello stesso, in particolare i flussi che lo caratterizzano, che ognuno di essi è la sorgente, la destinazione, il protocollo e il livello di severità. L'altro aspetto molto importante della ricerca è stato il dimensionamento delle soglie operative per i parametri di cui avevo bisogno, in quanto sono soglie non standard, ovvero dipendono dal sistema, per cui attraverso un metodo analitico ho settato via via le soglie di cui necessitavo. Il GUT, come detto, è un parametro chiave. Simulando gli attacchi, utilizzando i vari tool presenti in rete nelle diverse modalità, ho osservato come il 45% fosse la soglia ideale per discernere flussi anomali da flussi regolari. Tra l'altro, le soglie sono state riscontrate anche dall'utilizzo effettivo del tool, in quanto è distribuito e utilizzabile e utilizzato dall'utenza, che inizialmente avevo settato soglie troppo restrittive e quindi venivano sollevate un numero eccessivo di falsi positivi. Alzandole un po', rilassandole, ho ottenuto il giusto compromesso tra la rilevazione degli attacchi e scarto dei falsi positivi. Un'altra cosa interessante è l'andamento del bootput in condizioni standard e sotto attacco. Questo è l'analisi del bootput in navigazione standard. Come si può vedere, innanzitutto il bootput sta tra il 60 e il 70% mediamente e ha un andamento di tipo analogico. Come si è visto nella slide precedente, come si vede in questa, durante gli attacchi il boot ha un comportamento di tipo on-off, in quanto gli attacchi per un tot di secondi vanno a installare un numero consistente di connessioni, dopodiché tengono in aria quelle connessioni, dopo n secondi ne riattivano altre e così via, adattando appunto un comportamento on-off. Gli altri importanti è il dimensionamento dei timer. Qui mi sono basato su alcune indicazioni dettate ad esempio da Bash, che ho impiegato per i test, essendo il web server più diffuso al mondo ed essendo vittime di questo tipo di attacchi. La Bash dà come indicazione, come linea guida, 3 secondi il tempo per completare il prevent shake, tempo massimo per completare il prevent shake e l'invio dell'idea. Io ho provato a riscontrare il valore simulando la navigazione
e ho effettivamente verificato che per queste tempistiche si stava nell'ordine secondo, arrivando in taluni casi a 3 secondi, appunto confermando il valore indicato. L'SSL, come si vede, è un protocollo che richiede leggermente più tempo, ma comunque i casi in cui si arrivava, si superava 3 secondi erano casi limite, per cui per evitare di scartare troppo traffico lecito e rilevare comunque gli attacchi, ho scelto questa soglia come attendibile. Infine, la soglia dell'allarme, io ho utilizzato Apache in configurazione standard, utilizzando il software FTP test, che è uno dei tool di libertà per disponibili rete, ho verificato come oltre le 150 connessioni il server era utilizzabile, non aveva più connessioni a disposizione, per cui dovendo garantire un certo margine di operatività, ho scelto di settare a 100 il numero massimo di flussi anomali. Chiaramente questi parametri sono tutti configurabili e liberamente adattabili al sistema che andrà a integrare questo tutto, essendo nel top NG come detto per il suo. Qui vediamo il report rilasciato dal slot di P-Test che a fine attacco indica i parametri utilizzati e l'andamento del server durante l'attacco. Dopo neanche 8 secondi il numero di connessioni disponibili era al zero. Questi sono i parametri operativi, la maggior parte dei descritti già. Interessante vedere che anche un solo flusso anomalo viene rilevato e la latenza di funzionamento di tipo di attacco, quindi nel momento in cui partiva l'attacco veniva individuato e segnalato dal top. I test come inizialmente sono stati condotti in ambiente simulato, in ambiente chiuso, ma come detto poi sono stati validati anche dall'utenza che hanno utilizzato il top NG nel loro quotidiano, validando, grazie anche in modo implicito, le soglie da me adottate. Vengono trattati i principali protocolli più volti e i principali tipi di attacco. Tuttavia ho pensato questo sistema in modo che sia facilmente estendibile in futuro, nel caso ad esempio non i protocolli siano vittime degli attacchi slow. Attacchi borderline potrebbero talvolta sfuggire al rilevamento, ma le soglie dimensionate nel modo in cui lo dimensionate io riducono la possibilità che ciò avvenga e l'efficacia di questo tipo di attacchi. Concludendo, gli slow DOS vengono sempre più impiegati negli attacchi DOS, data la semplicità con cui possono essere lanciati e data la difficoltà nel rilevarli. Vengono usati talvolta in combinazione con gli IPS tradizionali al fine di aumentare l'efficacia. Il tool da me sviluppato con Finessi è il primo delle mie ricerche, infatti non ho trovato altro tool in tal senso, ed è operativo e funzionante ed è liberamente scaricabile alla pagina Git di EntopNG. Grazie.